Allora, in questo breve video vediamo come cambiare l'hard disk di un portatile e sostituirlo con un SSD, come scritto nell'articolo. Come potete vedere, ci sono qui nella mia configurazione ci sono due cassettini, questo per l'hard disk e questo per la RAM. La configurazione degli sportellini può cambiare in base alla, alla marca del portatile, cioè, magari ci sono alcuni portatili che hanno uno sportellino unico in cui vi è, vi è incluso RAM e hard disk. Comunque, bene o male le configurazioni sono come, come la mia come potete vedere io ho già svitato le viti tolgo lo sportellino e sotto troviamo l'hard disk nella mia configurazione basta tirare la levetta usate la linguetta e l'hard disk viene via ovviamente nel suo cassettino in altre configurazioni più o meno la cosa è sempre simile per sostituirlo basta svitare le viti che troviamo nei lati e rimetterci l'hard disk nuovo, riavvitare e a questo punto possiamo reinserire il nostro hard disk. Rimontare lo sportellino e riavvitare. Se avete fatto un backup dei dati e avete clonato l'hard disk con i programmi di clonazione, potete già adoperare il PC. Eh, se invece volete fare un'installazione un pulita, in genere molta gente preferisce fare l'installazione pulita, eh, praticamente una volta eh, chiuso lo sportellino e installato l'hard disk, eh, dovete procedere alla formattazione e all'installazione di, eh, di Windows, ovviamente. Direi che è un'operazione, come potete vedere, che Dura una decina di minuti scarsi. Eh, adesso io l'ho fatto un po' in fretta, eh, ma potete tranquillamente farla anche senza avere conoscenze di, eh, di, di, di informatica, di elettronica roba lì una cosa molto molto semplice che possono fare tutti. Spero di esservi stato utile. Alla prossima, ciao!